che facciamo una cosa easy. No, si mettono i crocs e poi se li tirano su a mo' di pannolone. Sembra che... Grazie, grazie, grazie ASMR. Più bene. Va bene, intanto andiamo un po' a spalmarci la crema, mettiamo giù questo orologio, togliamo tutto qua, lo mettiamo qua, così abbiamo controllato l'orario. Beh, non c'è ancora nessuno, si sta proprio bene. Thank you.
Speriamo che non arrivano i bambini che fanno un sacco di casino, perché sennò è un casino qua. Ecco, adesso comincia a chiamarmi la sabbia. Mamma mia, mi sono appena data la crema e comincia già a darmi la sabbia addosso. Che fastidio. Mamma mia. Aspetta che proviamo a richiamarla. Sentiamo se... se nel frattempo è arrivata. Ho chiamato anche 5 minuti fa, non rispondevi. Ma dove cacchio avevi il telefono? Scusami. No, io sono arrivata qua da 10 minuti circa. Si sta benissimo, sì. Ma quale vento? Ma cosa stai dicendo? Ma quale vento? Ma che qui non si muove neanche una mosca? Mosso, sì, infatti non penso che andremo in acqua oggi perché il mare è mosso, sì. No. Sì. Ma cosa stai dicendo? Dai, prendi su quella roba e vieni qua. Muoviti. Muoviti che guarda, c'è una giornata fantastica. Non c'è neanche una nuvola, si sta da Dio. E allora dai. Muoviti. Dai, sì, va bene. Ti ho preso un lettino, va bene, sì, però c'è della sabbia che vola. No, ma non tanto, non ti preoccupare. Dai, vieni su, dai, ti aspetto. Quanto ci metti ad arrivare? 5 minuti. Ah, va bene. Allora ti aspetto. Ciao, salve, ciao. No, non voglio niente, no, guarda. Adesso per oggi sono a posto, sai, no, ecco. Adesso cominciamo con questi vocumpla. Cacchio, sono appena arrivata e cominciamo già ad arrivare. Non se ne può. Fare finta di dormire. Aspetta. È passato. È andato via. È andato via. Sì. È posto. È andato. Non se ne può più. Sono appena arrivata. Eccoli qua che arrivano. Avete gli orologi. Avete gli occhiali. Ne ho un sacco di occhiali che vanno. Tantissimi occhiali. Oggi sono al mare, sì. Ma vuoi venire anche tu? Ah, sei al lavoro? Peccato. No, tra un po' arriva l'altra. L'altra mia amica, sì. Sì, arriva l'altra oggi dopo. Tra un pochino dovrebbe arrivare, sì. Ah, sì, mi dispiace che non vieni. Peccato. Va bene, dai. Va bene, non ti preoccupare. Va bene. Non ti preoccupare. Sì. Ciao. Ciao.
ce n'è solo una marea. Non si può neanche stare tranquilli un po', che arrivano subito per venderti le cose. Non si può proprio stare in pace oggi. Ecco che è arrivata la mia amica. Ciao tesoro, ciao. Sì, sì, accomodati, guarda. Ti ho tenuto apposta un lettino per te. Sì, 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 accomodati pure. Sì. Come stai? Tutto bene? Hai trovato traffico? Ma dove hai parcheggiato la macchina? Ah, vicino alla mia? Hai trovato posto? Strano, perché è già arrivata un po' di gente. Ebbene, dai, bene, bene. Beh, cosa mi racconti? Dai, raccontami un po' di te, com'è andata la serata ieri sera? Con quel tipo? Sì, dopo ti racconto. Lasci stare. Raccontami tu piuttosto. Sei andata a mangiare fuori? Ah, sì? Dai, dove ti ha portato a mangiare? Ho capito. Ah, sì, sì, lo conosco. Lo conosco. Oh, a voglia. Sì. Lo conosco. Ah, ci ha provato subito, ma non sai, uomini come sono adesso, ci provano subito. Sì, ci provano subito, Priuli. Lascia stare, ma dopo ti racconterò anche la mia storia, dai. Sì, guarda qua, c'è il servizio bar, c'è il cameriere anche adesso. Eccolo, che ti portano anche gli aperitivi qua. Sì, ti portano gli aperitivi qua in spiaggia. Sì, è molto comodo. Sì. Cosa ti dico? Guarda, io l'ho chiamato, ci siamo usciti un paio di volte e mi ha detto che non voleva più uscire perché ci ha visto che io l'ho presa e quindi niente, non vuole più uscire, però è un po' che non lo sento, sono 10 giorni che non lo sento, non lo so, magari potrei dirgli che facciamo una cosa easy, una cosa molto easy, così tanto per... Così magari si calmerebbe, sai? Sì. Guarda, sono 10 giorni che non dice niente. No, siamo usciti, ma siamo stati anche bene. Certo, sembrava una persona anche molto presa lui, ma dopo non so cosa dirti, cara, sai? Non so cosa dirti. Io potrei sempre dirgli che facciamo una cosa easy. Easy così, tanto per... molto, molto easy, hai capito? Sì, però non riesco a capire, sai? Non riesco a capire... sì. Oddio, ma guardati attorno. Hai visto? Ma qua la spiaggia, sì, la spiaggia lì, c'è qua. Stanno tutti con le cuffie incorporate all'orecchio, le cuffiette brutte, sembrano attaccate, incorporate al loro corpo, è una roba impressionante. E poi sempre con questi telefoni, tutto il giorno con telefoni, neanche ti mandano, guarda, noi siamo qua, tutte belle così, e neanche ti mandano, sempre con sto telefonino in mano. Sì, no, io vengo qua perché, sai, c'è il servizio al tavolo e il servizio al lettino del bar, quindi molto, molto bello. Buono, guarda, poi le donne, guarda, hai visto che pettinatura hanno? Cioè, o la treccia o la coda alta, tutte pettinate uguali. Cioè, è una cosa impressionante. Quasi quasi mi faccio anch'io una coda alta così adesso. È che
ne dici? Ma no, guarda, non mi interessa. Ma comunque, o hanno tutte la treccia oppure la cavalta. Io non lo so. Tutte fatte così qua. Una cosa impressionante. No, guarda, 10 giorni. 10 giorni che non lo sento. È una cosa impressionante. Guarda che roba. Non posso crederci. Ma no, ma io non gli ho fatto capire niente, sai? No, non ci ho fatto capire niente. Ecco, io potrei dirgli che facciamo una cosa easy, molto easy. Sì, perché così almeno non capisce che io sono presa. E quindi facciamo questa cosa easy, easy, molto easy, capito? Ma così se mi invita fuori, faccio una cosa easy, tanto così per... Però mi dispiace, sai, perché pensavo fosse preso, sembrava molto preso, affettuoso, premuroso. E invece, guarda, hai visto? Guarda, non si sa mai cosa pensa, cosa c'è nella testa di un uomo, guarda, non si sa mai. Signore, cosa ti ho detto? Adesso io mi prendo una pezza. Oddio, guarda quello. Ma perché fanno tutti così qua? Cioè, io non capisco. Vuoi prendere il sole più sulle gambe, no? Mettiti gli slip, no, si mettono i boxer e poi se li tirano su a mo' di pannolone. Sembra che abbiano il pannolone. Ma li hai visti? No, ma guarda l'altro. Cioè, allora, io non riesco a capire. Ma guardalo, guardalo! Cioè, hai visto? Ecco, c'ha il box, c'ha una gamba tirata su e l'altra giù. Ma che cavolo conta? Ma io non dico, cioè, devono far vedere il tatuaggio forse, no? Ma non c'ha il tatuaggio. No, c'ha un pezzo di boxer tirato su e l'altro giù. Ma devono fare i figaccioni, questo è. Ma sono visto gli slip, cosa c'è? Ma l'altro sembra che abbia il pannolone bianco, poi tra l'altro, guarda che non l'hai visto. Ah sì, guarda che roba, guardalo. E vi dico, vi dico. Beh, dai, ascolta, io ho sete. Giorgio, ci diamo un aperitivo analcolico, dai. Vabbè, adesso lo chiamo, dai. Dove è andato? Ma quando ci serve non c'è. Ma è possibile? Sì, sì. Sì, ho cambiato gusto. Soft fruit. Frutti tropicali, sì. Senti che buona. Eccolo qua. Scusi. Scusi, cameriere. Scusi. Sì, sì, salve, ciao. E tu hai aperitivi ad alcolici, grazie. No, niente, patatine, sono aperitivo, grazie, grazie. Eccoci qua, finalmente. Sì. Ah, no, la crema, la vuoi? Sì, sì, io me la sono data. Ah, è buonissima. No, no, non attivano gli insetti, per ora non è arrivato nessun insetto qua, no, no. Vieni, sì, prova, è buonissima, prova. Sì, è piena di buona. Sì. Ah, no, no, dai, ci ho dato un po' di soldi, sì. No, io non brucio niente per avere la pelle liscia, profumata e morbida, liscia soprattutto. Ti fa la pelle molto liscia, così prendi il sole più bene, ecco, insomma. Ah, eccoli qua. Grazie mille, grazie. Allora noi, cin cin, tesoro, cin cin. Ah, buonissimo, sì, analcolico, perché sai, devo guidare. Ma è sempre meglio non bere alcolici mentre si guida, sai. Ah, sì, mentre si alla guida, mai bere alcolici. Anche perché tra un po' le regole cambiano, quindi devi essere a livello zero, quindi bisogna stare attenti. No, un alcolico sì. Un sambitero fatto fare, non ti piace? Ah, ecco, guarda,
di non farmi arrabbiare, eh? Vediamoci, vedo una pelle. Ancora. Vabbè, faccio stasera. Oddio, mi ha scritto, mi ha scritto. Oddio, sì, sì. Ah, non mi ha scritto perché è andato in vacanza e il telefono non prendeva. Ah, ecco, adesso è stato via, ecco perché. Sì, però un messaggino me lo poteva mandare. Sono tutte balle. Sì, vabbè, dai, io gli dico che facciamo una cosa easy, così almeno facciamo, però mi dispiace perché a me piace. Dai, gli dico che facciamo una cosa easy. Sì, però dai, mi ha scritto. Che bello che mi ha scritto. Sono tutta contenta. Sì, che bello. Sì. Ah, guarda quei due lati. Adesso vengono molto buono qua. Sicuramente vengono qua a conoscerci, vanno le vie. Guarda qui ci hanno puntato. Mamma mia, non mi interessa. No, io devo andare a fare l'aperitivo con questo stasera. Sì. E gli dico che facciamo una cosa easy, molto easy. Così almeno si tranquillizza, sai. Almeno si tranquillizza un pochino, perché se no così. Ma certo, tesoro, che cosa devo fare? Dimmi te cosa devo fare. Aspetta, eccoli qua che arrivano. Ciao, buongiorno, ciao, piacere. No, guarda, non abbiamo bisogno di disturbo, sai, anche perché tra un po' noi andiamo via. Sì. Mi dispiace, no, noi andiamo via tra un po', sai. Dai, sarà per un'altra volta. No, guarda, ce l'abbiamo già l'aperitivo, grazie. Ciao. Devi stare tranquilla, devi essere tranquilla. E quando ti senti sicura, allora vai. Ecco, capito com'è. Va bene, tesoro. Quando ti senti sicura, vai. Va bene. Non ti preoccupare. Sì, tesoro, sì. Certo. Ma devi stare tranquilla, ma vai Cicina, e vai, no? Gli scrocchi una cena e poi vieni a casa e gli dici che hai mal di testa. E vieni via, intanto gli scrocchi una cena. Così si fa. E certo, no. Grazie mille. Madonna, sto cameriere appena finito, viene subito a prendere, cosa paura che mi porto a casa il bicchiere. Non so io, ma. Va bene, tesoro, scusa. Io trovo. Sì, sto qua un altro pochi di minuti, sì. No, aspetta, intanto mi metto l'orologio. Sì, qua. È facile perderlo. No, adesso mi preparo e poi tra un po' vado, ok? Ma ascolta, allora stasera ci vai. Ah, ti ha detto domani sera. No, io adesso guarda. Adesso gli dico che arrivo verso tra un'oretta. È tempo di andare a casa, di farmi una doccia e poi andare a fare l'aperitivo. Sì. No, magari.
Lo indugo un pochettino, gli dico una cosa e lui si così tranquillizza. E così gli scrocco pure una bella cena. Sì, gliela scrocco, ma sicuro che gliela scrocco. Ma scherzi. Ma ti pare? A sparire per 10 giorni e poi che mi fanno così, sai, chissà con chi è andato in vacanza. Secondo me questo è all'amorosa, sicuramente. No, te lo dico io che è all'amorosa. Mangi, ma sicuro, guarda, sicurissimo. Guarda, nessuno c'è. Beh, no, fanno quei versi che mi ha detto che il telefono non prendeva. Ma tipo, sì. Ti è piaciuto l'aperitivo? Buono, vero? Sì. Un alcolico, va bene, sì. Beh, tanto dopo, quando vado a casa, intanto comincio a vestirmi, perché così almeno inizio a vestirmi. Vieni via anche tu, tesoro. Sì, dai, tanto ormai si è fatto tardi. Sì. Ma certo. Allora, sto vestito è troppo stretto, è strettissimo sto vestito. Sì. Quanto sole ho preso oggi? Ho preso proprio un sacco di sole. Sì, ci vediamo adesso. Sabato va bene. Sabato c'è una festa in spiaggia. Bene, sì, dai, possiamo venire. Certo. Ma scherzi. Ma certo che arriviamo. Ma scherzi. No, mi tengo libera per te, lo sai. Certo. Tentando, vedi, te l'ho detto io. Facciamo questa cosa insieme. Va bene, dai, andiamo, sei pronta? Sì, sei pronta. Andiamo, dai. Dai, andiamo. Va bene. Andiamo.